Buonasera, buonasera, benvenuti a PCS, lo show del calcio dilettantistico, di nuovo insieme per parlare di tutti i temi del nostro calcio, quindi calciomercato, approfondimenti e tanto da dire anche in questa occasione, come sempre insieme a Daniele Silvestri. Gabriele, buonasera, buonasera a te tutti. Daniele, e questa sera schieriamo l'attacco pesante perché ci fa compagnia il bomber Roberto Arena. Buonasera Roberto. Buonasera. Come stai? Come ti trovi? Fase di riposo dopo, ecco, un anno veramente duro. Tra l'altro vedo che sfoggi una mise particolare, insomma, chissà che non sia la nuova squadra di Roberto. Beh, ovviamente la Roma forse è un po' troppo in là, ma non si sa mai. Invece quello che purtroppo si sa è che dobbiamo collegarci con la redazione di Lupi News 24. Matteo Lupini, buonasera Matteo. Il fatto che è Lupi News 23. Comunque buonasera Gabriele e un saluto cordiale a tutti voi cari amici telespettatori. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, è meglio un uovo oggi che una gallina domani. Lupi News 23, come potete notare, da sfoggio dei suoi luoghi comuni. Bene. E visto che chi dorme non piglia pesci, passiamo subito ai nostri titoli. Scoop, Arena sbarca in Sud America, anteprima mondiale per Lupi News 23. Abbiamo scovato il primo scatto del bomber con il nuovo club. Addirittura. Monte Giordano, coach in lievitazione, appena sfornato il nuovo allenatore dei rossoblù e noi daremo il primo morso. Mamma mia, che emozione stasera, quante notizie. Eccellenza sarà, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Il neo dirigente del Tormarancio e la sua manovra a gatto maculato, Antonio Sacco, fa scacco matto sul mercato. Mamma mia, che bombe proprio stasera. Ci divertiamo, forse. Una buona serata dalla redazione di Lupi News 23. Passiamo subito alla prima notizia. Scoop, Arena sbarca in Sud America. Chi credeva che finisse la sua lunga carriera in via Zara al Monte Giordano si sbagliava. Roberto Arena, bomber bicentenario, in realtà ha trovato una nuova super squadra. Prestigiosa avventura per l'attaccante che sbarca niente po' di meno che in Argentina. Arena giocherà nel Boca Junior. Non ci credete? No. Ebbene, noi di Lupi News 23 abbiamo in esclusiva la prima foto rubata del bomber con la maglia degli argentini. Ripeto, l'abbiamo rubata, lo so che non si fa, ma eccola qui. Ora, vediamo. Aspetti Lupini, è proprio lei? È successo un equivoco del genere, un libro che è a Pomezia, c'era la foto di Osvaldo e sotto Roberto Arena, attaccante dell'Unico Pomezia, che stavo... Quindi, c'è stata confusione sui due attaccanti. Un po' di confusione. No, comunque Roberto, sei felice di questa nuova esperienza? Sì, basta che mi fanno lo stesso contratto che hanno fatto Osvaldo. Quello non guasterebbe, diciamo. A livello di numeri, il bomber è avanti. Quindi. Vabbè, ma Osvaldo è tanta roba, è matto, però i colpi ce l'ha tutti, non gli manca niente. E non gli mancano neanche le mogli, perché ha tante mogli. Sì, sì, e comunque, se mentre Arena passa il Boca, noi, acqua in Boca, vi svegliamo un'altra super news. No, speriamo di no. Sì, Monte Giordano, coach in lievitazione. Comincia a prendere forma il Monte Giordano della prossima stagione. E noi, di Lupi News 23, abbiamo una prova flagrante e al tempo stesso inconfutabile. Sappiamo chi, salvo sorprese, allenerà il team pometino. Ecco qui la nostra gustosa esclusiva, celata attraverso un semplice rebus. Arena, secondo te chi è? Ma come chi è? Questa, lo vediamo, devo dire la verità, veramente non l'ho capita, Lupini. Vediamo se Arena ci aiuta. Non l'ho capita manco io, comunque. No, scusate, però cosa ci può essere Trapani se non Luca Trapani?
Va bene, chiudiamo qui la nostra puntata per troppa vergogna. No, no, no! Lupini, ti salvi con la terza notizia, Lupini. Magari potessi, magari eccellenza sarà non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Antonio Sacco, eccolo, il portentoso dirigente del Tormarancio, appena tornato al club di appartenenza storica, ha dichiarato già eccellenza sarà, scusate, per riuscirci ha avviato una manovra di mercato a gatto maculato. Come Sabatini nella Roma, Sacco si è attrezzato e per l'attacco ha ingaggiato Caterini. Non lo storico capitano, ma il celebre speaker radio che ha detto «Sono pronto a fare gol». Per non subirli, Sacco in trattativa con Matteo Lupini, schierato in porta con la sua enorme stazza e già famoso portiere di palazzo, Lupini ha detto «Con me, tra i pali, non passa un...» Scusate, sì? Ah, sì, mi sono salvato a calcio d'angolo, sì. Ah, sono arrivati gli exit poll. Ma Lupini, per piacere, non andiamo fuori tema. Ah, non sono arrivati, non si fa politica, Lupini. Non diciamo la mentana che sennò parte con una delle sue maratone. Ok, grazie. Bene, questa era l'ultima notizia, ci vediamo ad un prossimo appuntamento con le Lupi News 23. E non ci saremo noi però, caro Lupini. Vabbè. Anche gli exit poll, chissà che non ci dia gli exit poll del calciomercato, ma c'è qualcosa, Daniele, che possiamo salvare da questa rassegna di Lupini? Nonostante il modo pittoresco con cui appunto diffonde queste notizie, qualcosa di vero c'è, perché in effetti Sacco si sta muovendo davvero tanto per questo nuovo Tormarancio che vuole rilanciare. E tra l'altro io mi rivolgo proprio a Roberto Arena, che nel passato fu al centro di una trattativa molto importante per poter passare al Tormarancio, all'epoca allenato da mister Bussone, attuale allenatore della Nuova Florida. Sicuramente quindi conosce un po' l'ambiente, una piazza calda storica. Lo stesso Sacco è un personaggio molto caldo, molto vulcanico. Che tipo di Tormarancio dovremmo aspettarci secondo te? Il quartiere antico di Roma è pieno di storia, quindi io credo che lì ogni partita sia pieno sugli spalti. E quindi io sì, ci ho avuto dei contatti per più di un anno con mister Bussone, però alla fine poi non ci siamo mai sposati, anche se sicuramente c'è stima reciproca. C'è magari la possibilità che questo possa avvenire, non so, magari... Con Bussone o col Tormarancio? Con uno o con l'altro? No, guarda, con Bussone è difficile, perché se rimane a Nuova Florida, insomma, ormai è una storia vecchia e quindi non è riproponibile. Tormarancio non lo so, tutto può essere. Tutto può essere, allora magari Sacco ci sta ascoltando, Sacco così invece di Lupini pensa ad un giocatore vero come Roberto Arena. Invece tornando all'impietoso rebus fatto da Matteo con il pane lì, Trapani, volevo chiedere a te Roberto, impietoso rebus, veramente, perché, veramente perché, insomma, stendiamo un velo pietoso. La scelta di Trapani come coach per il Montegiordano è quella giusta? Ma guarda, in realtà lui l'ha fatto già quest'anno, perché quando poi andò via Ciani, la prese lui la squadra, nell'immediato. E l'ha traghettata fino a 7-8 giornate dalla fine, che poi è arrivato Benedetti, che gli ha dato un sostegno importante. E la scelta giusta, Luca è un grande uomo di calcio. So che anche Benedetti era stato inizialmente confermato, però poi probabilmente ci hanno avuto dei problemi col presidente, niente di personale credo, però probabilmente dei problemi legati a scelte tecniche, insomma. Credo che il mister volesse portare dei giocatori e non ne voleva altri, invece il presidente non era della stessa idea. Comunque continuare insieme non era possibile, sia Trapani che Benedetti? Quello credo a sentir loro no, perché mister Benedetti è un idealista, è uno zemaniano convinto, gioca sempre col 4-3-3, gioca sempre per vie verticali e quindi è un zemaniano con tutti i pregi e i difetti. Luca invece è un po' più parsimonioso, essendo difensore come giocatore, quindi di natura forse tende prima a non prenderle, però sono due persone assolutamente eccezionali, due persone
di sport da applausi. Adesso si apre una fase importante, o per meglio dire si è già aperta, ma per quanto riguarda te c'è un attimo una serie di puntini sospensivi, perché il Monte Giordano, abbiamo sempre detto, ti abbiamo sentito dire che appunto resta o resterebbe la tua principale idea, no? La tua priorità per poter continuare a giocare. In questa fase però stai attraversando anche dei problemi fisici, un po' di mal di schiena, anche altri problemi in questo periodo, e poi anche altre squadre che ti stanno, tra virgolette, corteggiando. Magari diremo anche qualche nome. Però dal tuo punto di vista è tutto confermato, ovvero Monte Giordano, priorità, altre squadre, altre idee, altri progetti, al di là di quello che abbiamo detto del Tor Marancio? Sì. Ma guarda, allora sicuramente Monte Giordano è assolutamente la priorità. Io quest'anno ho spesso fatto anche il capitano, perché Palumbo mancava, Trapani faceva il mister, quindi chiaramente mi sento molto legato a tutta la situazione, nonché al presidente. Però vediamo pure che squadra si allestisce, cioè nel senso non si sa ancora che categoria si fa, nonostante noi ci siamo salvati in seconda, però cose burocratiche, probabilmente c'è la possibilità che si debba ripartire dalla terza, quindi molti giocatori di quelli importanti, sai, se fai la terza non ti rimangono, quindi ripeto, assolutamente priorità al Monte Giordano. Le altre squadre, sono sincero, per rispetto e per educazione poi rispondo a tutti, e comunque una chiacchierata te la fai con chiunque, però assolutamente priorità al Monte Giordano. Poi se arriviamo a agosto e Monte Giordano c'è una squadra per far scapoli ammogliati, no, cambio squadra. Un nome te lo faccio io, un nome di una squadra anche che è abbastanza storica nel territorio, ed è l'Enea Pomezia. Una squadra che si sta rinnovando nonostante la retrocessione. Sembrerebbe che ci sia questo progetto importante collegato anche a una partnership, diciamo un'amicizia con l'Unipomezia, e sembrerebbe che ci sia la possibilità di ritornare in seconda categoria. Si parla di tanti nomi, di tante trattative in corso con appunto calciatori importanti del territorio. Tra questi nomi è stato fatto anche quello di Roberto Arena. Allora, intanto Enea Pomezia mi porta fortuna, perché io faccio sempre gol, quindi è una squadra che... Trattative no, Daniele, te lo direi, non c'è nessuna trattativa. Contatti, ci conosciamo tutti in questo piccolo ambiente, se vogliamo chiamarlo così, quindi qualche contatto ce l'hai sempre. Però trattativa assolutamente, assolutamente no. Anche perché, ripeto, non sapendo ancora cosa fa il Monte Giordano, non me la sento proprio di aprire una trattativa con un'altra società. Però dal punto di vista strettamente fisico, tu adesso sei in fase di recupero, però? Io fisicamente sto alla grande, a parte questo problemino che sto a risolvere. Se tu consideri che questa, io penso sia stata la mia migliore stagione in assoluto, perché, non lo so, non è che tengo le statistiche degli altri, faccio fatica a seguire le mie, però a 38 anni fare 20 gol e non saltare una partita, non saltata una per squalifica, non ho saltato un allenamento, quindi è stata secondo me la mia migliore stagione, ma non per i 20 gol, perché è successo spesso che ho fatto 20 gol, anzi pure qualcosa in più, proprio per l'intensità. Quindi da questo punto di vista io sto benissimo, però c'è bisogno di motivazioni, perché ripeto, una stagione come quella che abbiamo passato al Monte Giordano, dove spesso siamo andati a giocare in 11, dove siamo partiti per stare ai vertici, non dico per vincere il campionato, però per stare ai vertici, e poi ti ritrovi a salvarti alla penultima giornata, è provante, molto, fisicamente e mentalmente. Sì, con tanti sacrifici poi anche dal punto di vista fisico, spesso giocando anche quando magari non era il caso di forzare, però è stato fatto sia da parte tua che da altri compagni, proprio per lo spirito di gruppo. Sì, lì un po' perché io non voglio saltare neanche un minuto di partita, un po' perché comunque c'era necessità, perché ripeto, spesso e volentieri eravamo contati, e quindi magari
l'infiltrazione, un antinfiammatorio, poi queste cose le paghi. Infatti io invito ai giovani a non farle, perché alla fine le paghi. Però gli stimoli sono sempre alti, quindi bene, vedremo, scopriremo che cosa mi servirà al futuro. È stata una salvezza che c'ha il sapore della vittoria del campionato, perché veramente a un certo punto non ci sperava più nessuno, insomma. Sarebbe augurabile vedere il Montegiordano ancora in seconda categoria dopo averla conquistata sul campo. Vedremo come andrà per quanto riguarda le iscrizioni. Ci prendiamo una piccola pausa, ma torniamo veramente fra pochissimo.